Buonasera mister, buonasera. Visto il risultato, intanto è stato importantissimo e fondamentale, forse come ho sentito dire da lei, la lucidità in alcuni tratti della partita, forse non a meno, cioè la Roma in certi momenti ha paura, ecco, ha in vantaggio e si chiude, qualcosa manca, però poi alla fine del secondo tempo mi sembra che vola fuori la Roma forse che vuole lei, c'è stato qualche miglioramento? Sì, è vero. È vero, ci sono ancora alcuni momenti dove dovremmo ricavare un vantaggio da quello che è lo scontro che ci propongono gli avversari, cioè vengono a mordere forte perché ora ci vengono in difficoltà, se vengono a mordere forte bisogna che scoprano la sua metà campo e noi se si riesce a far girare la palla con precisione, se hanno un po' di coraggio di giocare la palla con precisione, poi diventa più facile creare il gioco. Invece mancabilmente quando ci fanno questo ci viene un po' il braccino e non riusciamo a tradurla poi in vantaggio questa situazione, o perlomeno a provare di rifare quello che per noi è possibile, perché i nostri calciatori possono fare quello. Però in alcuni momenti ci siamo anche riusciti, ci abbiamo provato e ci siamo anche riusciti. Stasera secondo me anche sotto questo aspetto un pochettino meglio, abbiamo fatto dei passi in avanti. Poi nel secondo tempo, quando si è fatto il secondo gol, la squadra lì è stata più tranquilla, poi l'ingresso di Francesco che si è abbassato a giocare sui centrocampisti ha dato il contributo di tranquillità psicologica che lui ha dentro le vene, c'era solo lui, ecco, perché è l'unico che non sente il morso di questa tensione di giocare in una grande squadra così e di non fare risultati. Gli altri invece si ritrovano un po' pressati da questo contesto. Buonasera. Lei ha chiesto il TV di non mettere in controposizione Totti e Dzeko, io non lo farò. Le volevo soltanto chiedere se vi siete parlati, visto che sembrava un po' contrariato al momento del cambio. Non ho capito. Dzeko, sembrava contrariato al momento del cambio, della sostituzione, quindi volevo chiedere se c'è stato un chiarimento. Facciamo così, io domani quando incontro la squadra vado a fare una cosa che non posso riferire, ma siccome è dentro questa situazione, appena l'ho fatta l'ho piatto. E ti posso dare la risposta domani. Poi Dzeko deve fare qualcosa di più ma mi è sembrato di no, perché è venuto, era un pochettino teso, perché poi non riesce a dare quello che può dare, penso sia riferito a me perché a me mi ha risposto in maniera tranquilla e è tutto a posto. Però domani ti do la risposta a quella che era la sua domanda. Lo dico a tutti. Faccio un giochino domani di fronte alla squadra e poi do la risposta. Grazie. Certo. Buonasera. L'altra volta ci ha spiegato di regolare perché lì, che deve aggredire, sporca le uscite degli avversari, eccetera. Anche se si era molto segnato, quindi ok. Quello che io le chiedo, ma Pjanic lì vicino alla porta, visto che è anche molto istinto e molta qualità, non è opportuno che uno come Pjanic debba stare lì a vedere quei 7,32 metri, mentre a centrocampo occorre personalità e non sempre Pjanic ce l'ha? Occorre personalità e Pjanic non ha personalità, ha detto, no? Secondo me davanti alla porta vorrebbe dire come trequartista. Con due trequartisti, con uno solo, mettiamolo a posto bene, cioè una punta e Pjanic dietro come trequartista. Abbiamo Raja dove va a giocare? Va a giocare su un esterno, un altro trequartista, o mediano o centrocampista? Mediano Raja. Sta sempre giocato, eh? Sì, no, Raja. Chiedo io come la vedete. Sì, sì, no, ma vabbè, secondo me sono due centrocampisti, cioè come le rimetti a Rudy Garcia erano. Sono nel ruolo suo, però sempre secondo me ora era un momento dove
la squadra prendeva troppi contropiedi, prendeva troppi ribaltoni. In Toscana si dice sciagattoni, quando l'acqua tu la mantieni che va tutta da una parte a quell'altra. E una squadra come la nostra, secondo me, deve tenerla più tranquilla l'acqua, cioè deve gestire il gioco. E allora stasera Djukanovic è stato più basso, Pjanic ha fatto 10 metri più avanti nel suo ruolo di centrocampista, perché centrocampista è perché gli piace ogni tanto venire a prendere palla sui piedi. Quando vai troppo a giocare sulla linea difensiva è una marcatura che tu gli proponi di fare alla linea difensiva, al mediano avversario. Se invece qualche volta ci vai, qualche volta te ne esci, qualche volta ci vai e non ci sosti, è meglio. E lui è un giocatore che non ci vuole sostare. Nainggolan uguale, Nainggolan è uno che si butta negli spazi, lo fai partire da mediano e poi lo trovi dopo la cattapalle dietro la bandierina in fascia destra, dici che ci fa fare la cattapalle? Perché va da tutte le parti, non ti dà equilibrio, non trovi equilibrio per non poter prendere questi ribaltamenti. Allora cerchi di soluzioni un pochettino nuove, tu fai stare tre difensori sempre sotto palla con un mediano solo. Lo dicevo soltanto, chiedo scusa, per le caratteristiche. Le caratteristiche sono quelle, però lui si abbassa da solo perché lui vuole venire a giocare. Lui sui fianchi del mediano ci mancano due spazi dove uno si abbassa a palleggiare e poi arriva in zona tre quarti. Si abbassa a palleggiare, lo fanno un po' alternativamente, ecco. Poi ragionerei che io gli avevo chiesto di essere un po' più basso per comandare il gioco, per dare più respiro, perché siccome ora tutti ci saltano addosso, con Pjanic lui è quello che riesce a ribaltare questa situazione. Perché? Perché ti esce dallo stretto, perché a qualità le mie intenzioni erano quelle lì, poi l'ho sbagliato quasi tutte perché ho fatto, mi assicuro. Per l'amor di Dio. Per esempio, lo dico stasera, poi nel tentativo di trovare delle cose ha fatto anche bene in una posizione che non ci si aspettava, per cui non è che tu abbia 10 amichevoli dove tu puoi andare a fare le cose, tu provi a farle in questo caso qui, visto il risultato, visto quello che è venuto fuori, avevo sbagliato e lei ha ragione. Grazie. Buonasera. A proposito di Rudiger, devo chiedere se questa soluzione di Rudiger esterno è una soluzione di emergenza o seppure anche in futuro può essere adattato in quel ruolo, e se questo va a alterare un po' magari le ultime operazioni di mercato che si fanno in queste ultime ore, magari se la priorità diventa ancora un centrale di difesa o un esterno d'attacco. A lui è uno che ha questa grande forza fisica, che ha questa possibilità di scappare anche se tu alzi un po' la linea difensiva e di andare a coprire poi gli spazi che rimangono dietro, però poi conoscendo, parlando, guardando, il nazionale gioca da quarto di destra, ecco, e l'ha fatto bene, per cui è un'opportunità in più. Ha fatto bene anche quando è tornato centrale stasera, ha provato a fare di più, ha preso più iniziativa, perché si vede che quel tempo lì giocato dove ha ricevuto anche dei consensi, lo hanno un po' tranquillizzato anche lui, perché noi abbiamo bisogno di riapprovarci e dell'entusiasmo che questo stadio qui può darci. Le ultime ore di mercato? Le ultime ore di mercato stiamo guardando e dopo devo telefonare a Sabatini, è operativo. Non dà le dimissioni.